senza chiodi, priva delle foto dei nostri ricordi. Allora, buongiorno, siamo con un gruppo di Monopoli che parteciperà a Sanremo. Loro sono Vittorio, Onni, Roberto, Nicola, Silvio. Comunque siamo io sempre moglie. E loro parteciperanno quest'anno a Sanremo nella categoria Giovani con la canzone Incredibile. Volevamo sapere, dato che siete di Monopoli, cosa ne pensate del nostro territorio, come vi trovate? Il nostro territorio, culturalmente parlando, è molto ricco. Soprattutto il sud barese è pieno di realtà musicali, noi suonando parliamo di quello. C'è molto da valorizzare, ci sarebbe molto da scoprire e anche da far crescere. Quindi speriamo che adesso che un gruppo, diciamo, ce la sta facendo, speriamo che le istituzioni si accorgano del talento che c'è da queste parti e che possano creare spazi e dare spazi. Noi stiamo lavorando ad un progetto sul patrimonio culturale del nostro territorio, però non dobbiamo pensare si tratti solamente di chiese, musei, ma anche di artisti appunto e di musica, quindi voi cosa ne pensate? Beh, è importante valorizzare quello che di bello c'è nella nostra regione, soprattutto in queste zone qui, come ha puntualizzato Vittorio. La nostra zona è una zona piena di talenti, è una cucina veramente di gente che suona, fa arte, dipinge. Quindi è giusto che parta da voi ragazzi, noi siamo ragazzi ma un po' più grandi rispetto a voi. Quindi noi non abbiamo avuto queste possibilità allora e questa roba si sta creando da un po' di anni di fermento, di energie positive che non fanno altro che incrementare tutto il lavoro che è stato cominciato da noi e speriamo venga finito da voi nella maniera migliore possibile. Quali difficoltà avete incontrato? Avete detto appunto che ci sono molti talenti nella nostra terra, però non sono in un certo senso valorizzati al massimo. Voi quali difficoltà avete incontrato? Le difficoltà sono state tante, nel senso che non avendo spazi culturali dove si può fare musica, dove si può fare teatro, dove si può ballare, dove si può fare arte, niente di tutto ciò. Basta pensare che a Monopoli avevamo una biblioteca, non ce l'abbiamo più, non abbiamo più il teatro, non abbiamo più il cinema, insomma... Speriamo che si possano creare questi spazi. Come avete cominciato la vostra avventura musicale? Come abbiamo cominciato la nostra avventura musicale? No, allora, vabbè, ognuno di noi ha un percorso diverso, comunque con degli ascolti diversi. Io personalmente ho iniziato a 8 anni con una chitarra che mi sono fatto regalare. Prima di suonare la chitarra mi ero inventato uno strumento sempre tendendo un elastico su un giocattolo e quindi suonavo con quello. Poi c'è stata la conquista della chitarra, andato avanti così, mi sono appassionato alla musica elettronica anche. Dopodiché c'è stato questo grande uomo che mi ha detto: vuoi partecipare con noi a questa avventura? E io ho detto no, poi vabbè, ma mi ha costretto col coltello e ci sono dovuto andare, tutto qua. Ritenete che i social network sono stati fondamentali in un certo senso, lo sono ancora adesso, per valorizzare appunto la musica, il patrimonio culturale e quant'altro? Sì, i social network sono molto importanti perché sicuramente ci hanno dato la spinta maggiore, poi abbiamo potuto constatare che i fan sono tutti nell'ambito musicale, quindi loro... Grazie alle loro condivisioni, parlando di Facebook, comunque YouTube, ci hanno aiutato molto e questo credo che serva adesso per far crescere l'ambiente musicale, diciamo. Voi come avete in un certo senso iniziato? Chi vi ha lanciati? C'è stato qualcuno che vi ha aiutato? Non penso avete fatto tutto da solo. Più che lanciati ci siamo buttati, nel senso che abbiamo iniziato da un garage suonando per noi, per pura passione. Negli anni abbiamo cambiato delle formazioni, ma eravamo sempre io, Onni e Silvio, poi si sono aggiunti loro.
Non abbiamo avuto aiuto da nessuno, solo da un paio d'anni c'è il nostro manager Daniele Abinante, l'altro, ne abbiamo due, lui è il nostro personal manager e poi c'è Stefano Senardi, l'altro manager di Milano, che hanno creduto in noi e ci stanno seguendo e ci stanno facendo fare dei passi in avanti importantissimi. E poi se parliamo di roba tipo raccomandazioni, cose del genere, non abbiamo mai avuto roba del genere, anzi il contrario, cioè c'era gente che ci tirava indietro proprio per questo fatto qui. Quindi per quanto riguarda la vittoria della Sanremo è stata solo ed esclusivamente merito nostro, io vorrei dirlo adesso, è stata meritocrazia pura, siamo uniti. E questa roba ci ha unito ancora di più proprio perché abbiamo scoperto che non è tutto marcio quello che c'è dietro. Anche dall'età me nascono i fiori, diceva qualcuno, no? Non c'entra niente. Di Andrea. Volevo fare il virtuoso. Questo video andrà pubblicato sulla piattaforma ThinkTag Smart, che è appunto il progetto di cui ci stiamo occupando. E poi se volete potete anche dare un'occhiata. Grazie a te, bravo. Ciao, grazie.